Allora, riprendendo il discorso che faceva per Luigi Marconi, multidivergenza, ok, e apertura, l'avevo detto anche prima, noi sopravviviamo, riusciamo a fare qualcosa se rimaniamo aperti verso l'esterno. Allora, fra i relatori presenti questa mattina, io volevo fare una proposta, una piccola proposta, per vedere se poi viene accolta e se ci si può lavorare su. Allora, la crisi, si è parlato di identità, di multiculturalità, di transculturalità, non dico nulla su questo, ho una mia idea, spero ci sarà occasione, purtroppo non faccio parte della commissione di cultura, però ci sono alcuni punti che andrebbero discussi. Andiamo oltre quello. Io volevo fare soltanto una piccola proposta. Secondo me la crisi che stiamo vivendo è una crisi della politica, allora, parliamo un attimino brevemente, solo 30 secondi di politica, è una crisi degli stati nazionali, soprattutto in Europa, e dei partiti, così come noi li intendiamo, i partiti europei novecenteschi. Allora, i partiti però funzionano come macchine di occupazione delle istituzioni, da quel punto di vista poi sono completamente scollati dalla società civile, non sono rappresentativi, però restano in vita in questo ruolo, diciamo, parassitario. Quindi noi non sentiamo la crisi istituzionale e culturale, perché è una crisi civile, politica, giuridica e poi anche economica, ma in Europa nasce da questo. Allora, come cambiare i partiti? Io ho una piccola proposta. Io avevo lanciato a dicembre uno spot, che sembra uno spot politico sull'ALDE, ma questo che vuole farci iscrivere all'ALDE, perché? Ve lo dico, avrei voluto parlarne con D'Astoli, spero ci sarà occasione, però intanto la lancio a voi, che può essere una grande sciocchezza, vediamo se ne accorta. L'ALDE è un partito europeo, in questo senso non transpartito, però è comunque un... è un partito, è un paneuropeo, diciamo, e sta creando una comunità paneuropea di membri individuali. L'ha fatto per motivi anche qui partitocratici, perché ovviamente è forte in certe zone del nord Europa, non è presente nel sud Europa, quei membri individuali vorrebbe far qualcosa perché poi questi membri si aggregassero e formassero dei partiti vincenti, non come quelli di scelta europea, oppure radicali, repubblicani, liberali che prendono 0.000. Però a me questo non interessa, campo altro, in che senso? Per me quello dei membri individuali potrebbe essere il cavallo di Troia per abbattere la partitocrazia in Italia e in Europa. Allora, l'invito è iscriversi all'ALDE perché simpatizza per l'ALDE, però per chi ha rapporti con amici che per esempio sono stati stamattina, o della sinistra, per esempio penso Chiara Geloni, quindi oggi Partito Socialista Europeo, Bernardo, Forza Italia, liberale ma oggi comunque Partito Popolare Europeo, è di captare, capire se in quei partiti europei possono nascere anche lì le comunità di membri individuali. Il fine è sempre quello di scardinare e far crollare i partiti nazionali che in Italia, ma anche negli altri paesi d'Europa, funzionano solo come macchina di occupazione delle istituzioni e di sfruttamento dell'economia. Se è possibile ne riparliamo. Grazie. Grazie per il tuo contributo. Brevissima comunicazione di servizio, prego l'amico D'Agostini, che è seduto poi vicinissimo all'amica Cugliersi, visto che Roberta desidererebbe entrare nel gruppo di lavoro presieduto da Marco D'Agostini e visto che Marco non ha ancora formato una sua equipe efficace, scambiatevi i contatti e per cui in qualche modo, ecco, benissimo.